veniamo alla tua esperienza con lo Spezia. Hai avuto ovviamente la fortuna di vestire la maglia delle Aquile, ma in un'annata davvero particolare. Quali sono i ricordi proprio di quella stagione? Sì, è stato purtroppo brutto, perché poi non c'era questa società, non c'era tutto questo, c'era l'anno del fallimento, non abbiamo preso i soldi, ma a prescindere da quello era proprio una situazione, non c'erano le basi, non c'era l'acqua calda, è stato un'annata difficile, anche se poi nelle difficoltà poi ci siamo compattati, c'era anche Nicola Padoin che lavora qua a Spezia, l'ho trovato, che è un amico, Alberto Bianchi, insomma siamo riusciti a tener botta fino a dicembre, gennaio, poi purtroppo non ci hanno permesso, siamo dovuti andare via in parecchi, che anche mi è anche dispiaciuto andare via, perché mi sarebbe piaciuto contribuire alla salvezza che era nelle nostre corde ancora, non pensavamo di... Pensavamo, speravamo che la società salvasse, invece purtroppo siamo dovuti andare via, e questo mi dispiace perché avevo 30 anni, mi sarebbe piaciuto giocare un po' di più a casa.